Escusi. E scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. È di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, escusami. Se che? Bitte schön. Noio. Se che? No. Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio. Volevan savoir. Noio volevan savoir l'idris. Ja. Ja. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Tra i misteri di Bologna, un po' dispiace dirlo, bisogna ormai registrare anche la realtà di Bologna Welcome. Una città che potrebbe e dovrebbe vivere di marketing turistico, non solo a livello di assessorato. Vi sono lacune, anzi veri e propri buchi neri, che lasciano interdetti gli addetti ai lavori e soprattutto i bolognesi che hanno davvero cuore la nostra città. Grandissimi eventi, eccellenze da rappresentare, che spesso vengono poco valutate, se non proprio ignorate. Una polemica che a qualcuno apparirà sterile, ma che invece, ahimè, concreta e pericolosa. Non ultima, la sparizione di un ufficio informativo come Bologna Welcome, sparito non nel senso fisico per problematiche amministrative e finanziarie, quelle anzi persistono ben oltre le necessità, ma sparito fisicamente alla vista dei turisti, smarriti nella piazza principale, quella maggiore, dove a volte chiedono a qualche passante o qualche espositore esercente casuale come si chiama quella chiesa che occupa un lato della grande piazza. Il restauro in corso del palazzo, omettiamo il nome quasi fossimo turisti, che ospita Bologna Welcome, è oggetto di ristrutturazione nonostante sia sovrastato da pubblicità commercialmente utili e che cioè portano proventi a ristrutturatori e amministrazione pubblica, nasconde in toto la vista dell'ufficio preposto, spiazzando i turisti che cercano conforto. Conforto che ovviamente non trovano nei mezzi pubblici, avendo addetti alla guida o autisti, come volete chiamarli, che l'inglese sanno solo che esiste, con infopoint assenti che dovrebbero essere invece almeno in aeroporto, piazza 20 settembre, perché no, nel bel mezzo della piazza. Parcheggi scambiatori ormai diventati di scambisti, talmente periferici ed isolati da essere ormai già oggetti sconosciuti. Insomma, è auspicabile che un marketing turistico strategico avvenga davvero, non solo con programmazioni occasionali che portano flussi occasionali. Neppure i grandi eventi vengono pubblicizzati come si deve. L'amministrazione magari dirà parliamone, mi sembrerebbe una sollecitazione tardiva. La rappresentatività di Bologna è delegata ormai alle iniziative dei privati, troppo spesso innamorati di una Bologna che potrebbe essere il cuore pulsante, o la Mirza se volete, di un'Italia da scoprire turisticamente. Eccellenze accuratamente nascoste.